A tutti buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Questa sera parleremo di un argomento di vivissima attualità, quota 100 e reddito di cittadinanza. Basta girare i canali, tutti i canali nazionali e regionali in questi giorni, non si parla d'altro, anche perché è una novità. È online il sito dedicato al reddito di cittadinanza. A presentare il portale è stato lo stesso vice premier, ministro Di Maio. Una rivoluzione, ovviamente, per il mondo del lavoro. Ma di questo poi approfondiremo e parleremo. E parliamo poi anche di quota 100, altro argomento dibattuto in queste ultime settimane. Abbiamo ospiti in studio per parlare di questi argomenti che vi presento. Paolo Davrelà, che è sulla mia destra, subito dopo Luca Giustinelli, che è direttore di area patronato, mentre Paolo è funzionario della direzione generale. Quindi abbiamo Antonella Di Camillo, che è direttore provinciale di 50 e più. Buonasera a tutti. Quindi Giuseppe Russo, area fiscale. Buonasera. Tutti e quattro gli ospiti sanno tutto di tutto, ma ognuno ha la propria specializzazione, ognuno parla meglio di un argomento dell'altro. Prima di tutto dobbiamo capire chi è, che cos'è 50 e più. Una volta che avremo capito, cominciamo a parlare. A Luca dobbiamo chiedere, il direttore, prego direttore. Sì, buonasera. Intanto grazie dell'opportunità che ci avete offerto di essere qui a parlare di queste materie. Il 50 e più è un sistema associativo e di servizi che si compone di una serie di entità che sono tra loro giuridicamente distinte, ma che in realtà interagiscono tra di loro, che sono il patronato 50 e più Enasco, 50 e più CAF. L'associazione 50 e più, che è una delle più grandi associazioni che in Italia cerca di valorizzare il ruolo dell'anziano per una terza età che sia attiva e non vista in maniera passiva, e poi il sistema 50 e più si compone anche di altri servizi, quale l'editoria, l'università, il turismo, e sono tutti servizi appunto che noi mettiamo a disposizione dei clienti CAF, dei clienti delle nostre società di servizi, nonché degli assistiti del patronato 50 e più Enasco e dei clienti CAF. Il sistema è un sistema che nasce, è emanato da Confcommercio perché voi sapete che i patronati hanno tutti una emanazione o sindacale o datoriale. 50 e più Enasco è il patronato di Confcommercio. Benissimo, benissimo. Io vorrei chiedere invece a Luca di cosa si occupa 50 e più. Anzi, risentiamo il direttore. 50 e più, dicevo, come associazione si occupa di valorizzare il ruolo dell'anziano. Nel dettaglio. Allora, diciamo che noi abbiamo un centro studi che fornisce ricerche con le quali si cercano di promuovere iniziative che vengono sul territorio nazionale poi calate nelle varie province. C'è una rivista che spediamo a tutti i soci, che è una rivista in cui vengono trattati temi della terza età, dell'anziano, non da un punto di vista soltanto sanitario, ma proprio da un punto di vista di cittadinanza attiva. Ci sono iniziative appunto del turismo destinate ai nostri soci, ma destinate anche a persone che non hanno un'età avanzata. Quindi diciamo che facciamo dei servizi integrati. All'interno di questi, una parte privilegiata, la parte di cui noi ci occupiamo,
di cui io mi occupo in prima persona, è appunto la parte di patronato che dà assistenza previdenziale a tutti i cittadini, non solo alla categoria dei commercianti, che sono la nostra categoria di riferimento, ma dipendenti, artigiani, dipendenti pubblici e quant'altro. Benissimo. Invece chiediamo a Paolo da Prelà che cos'è quota 100, da dove partiamo? Tanto grazie e buonasera. Allora, sì, quota 100. Quota 100 si è fatto, come diceva giustamente in premessa il direttore, si è fatto un gran parlare di quota 100 perché insomma ha avuto un impatto notevole sul sistema previdenziale. Se pensiamo che ad oggi quota centisti, cioè soggetti che hanno presentato domande per la pensione in quota 100, siamo dati di venerdì scorso a 112.000 in tutta Italia, di cui più o meno 3.300 domande sono state presentate nel solo Abruzzo, quindi 3.342 per l'esattezza. Parlando di quota 100, di che cosa parliamo? È giusto inquadrare appunto di che istituto previdenziale trattasi. Allora, quota 100 innanzitutto è una pensione anticipata che è stata introdotta nel nostro sistema in via sperimentale. Cioè, quota 100... Sperimentale vuol dire a tempo? A tempo, cioè quindi è un tempo di un triennio, dal 2019 fino al 2021. Quindi i destinatari di quota 100 sono gli ultimi destinatari di quota 100, per come è strutturata oggi la norma, saranno i nati il 31/12 del 1959. Cioè coloro che, adesso vedremo quali sono poi i requisiti, coloro che a quella data avranno compiuti 62 anni di età. Vediamo che nello specifico i requisiti per quota 100 sono innanzitutto due. Un requisito anagrafico che è appunto 62 anni. Ma se uno ha 58 anni? Non può andare in quota 100. E ha fatto 41 anni di servizio, eccetera. Allora, questo è un discorso più ampio, nel senso che chiaramente le possibilità di pensionamento in Italia sono diverse. Io adesso stavo raccontando appunto quota 100, ma esistono circa nel 2019 24 modi per andare in pensione diversi. Quindi se però ci addentriamo appunto nello specifico di quota 100, vedremo che i requisiti sono fissi, perché sono un requisito fisso anagrafico di 62 anni d'età e un requisito contributivo, quindi anni di lavoro minimi 38 anni. Quindi questa quota, appunto la somma di età e contributi, fa 100. E diciamo subito una cosa su questa quota. Erroneamente o in maniera fuorviante si parla di quota. In realtà, proprio perché i requisiti sono fissi, non basta fare quota 100 sommando età e contributi, ma bisogna avere quegli specifici anni di età e quegli specifici contributi. Faccio un esempio. Se un soggetto ha 63 anni di età e ha 37 anni di contributi, pur facendo 100, in quota 100 non può andare. Quindi i requisiti minimi, abbiamo detto, sono questi due. Poi quota 100 è articolata in tutta una serie di istituti, diciamo così, che problematizzano anche l'accesso a questa norma. Intanto è stata introdotta con quota 100, è stato reinserito, cosa che era dal 2010 fuori dalle norme, il divieto di cumulo, nel senso che tutti coloro che accedono a quota 100 dovranno necessariamente cessare l'attività lavorativa, o meglio, in realtà la norma parla di incumulabilità con la produzione di reddito, quindi dal momento della decorrenza, cioè dal primo pagamento della pensione, da quel momento in avanti, fino all'età pensionabile, fin tanto che un soggetto non ha compiuto, diciamo, i 67 anni d'età, non potrà sostanzialmente produrre lavoro, reddito da lavoro. Fatta eccezione, una piccola eccezione, per il lavoro occasionale nei limiti dei 5.000 euro annui. Quindi diciamo questa è già una prima criticità di quota 100, che non sappiamo, meno anche dalle indagini che facciamo noi internamente, se sia stata recepita in maniera corretta. Chiaramente il problema più grosso dovuto a questo dettaglio della norma lo hanno i lavoratori autonomi. Lavoratori autonomi perché? Perché le norme previdenziali non prevedono l'obbligo di cessazione dell'attività autonoma per l'accesso a pensione, però di fatto questa norma mette nelle condizioni di dover cessare l'attività a tutti i soggetti, commercianti, artigiani, che hanno un'attività in essere. Benissimo, ci ritorniamo. Sì. Io vorrei chiedere invece a Antonella Di Camillo, come è stata recepita quota 100 dalla collettività
lei che ha contatto col pubblico. Innanzitutto, buonasera a tutti. Buonasera a lei. La ringrazio per averci ospitato. Sicuramente è stato l'aspetto più atteso di questa nuova finanziaria. C'è stato un incremento anche dell'afflusso presso i nostri uffici. Quello che ci è stato richiesto di più è sicuramente la convenienza di andare con quota 100, come se potevano essere cumulate le quote, come diceva prima Paolo, cioè molti erano convinti di poter andare in pensione facendo quota 100, non necessariamente con i 38 anni. Sì. Poi invece questa cosa si è un po' smorzata con la pubblicazione dei vari decreti, insomma, e con le varie circolari IMSS, quindi tutto un po' è rientrato nella norma. Ho capito. Ma chi è che ha diritto a quota 100? Sì, allora i destinatari di quota 100 sono gli iscritti alla maggior parte delle casse nazionali, diciamo, tutte le casse pubbliche. E articolate appunto nelle varie declinazioni. Per l'ago in generale, l'assicurazione generale obbligatoria, al suo interno comprende varie gestioni: il fondo lavoratori dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti, gli iscritti alla gestione separata. E poi c'è tutta la partita dei fondi cosiddetti esclusivi, cioè il mondo pubblico, della gestione pubblica. Da questa norma, a differenza di anche riforme previdenziali del recente passato, pensiamo alla 232 del 2016 che ha introdotto il cumulo gratuito, a differenza appunto di queste riforme recenti, sono esclusi ad esempio le casse professionali, quindi un ingegnere, un medico iscritto all'ENPAM non può accedere a quota 100, quindi i destinatari sono, diciamo così, lavoratori pubblici e privati non iscritti a casse professionali. Cioè per i giornalisti non c'è nessuno. L'INPGI è stato proprio specificatamente escluso dall'ambito, dal perimetro di quota 100. Come posso? Lo sapeva già. Certo che lo sapevo. Facevo a non saperlo. Sì, guardi, passano i requisiti, dalle gestioni escluse appunto sono stati esclusi il Fondo Clero, l'INPGI e poi appunto dicevo tutte le casse professionali. E è data la possibilità comunque di fare i 38 anni di contributi, che sono il requisito contributivo, sommando però tutti gli spezzoni contributivi che un soggetto ha nella propria vita lavorativa, quindi un soggetto che abbia lavorato prima nel mondo privato come dipendente, poi abbia aperto un bar, quindi un'attività commerciale, poi si è transitato in un'amministrazione pubblica, può comunque utilizzare il cosiddetto cumulo 100, che è una forma di pensionamento che permette appunto di mettere assieme tutti questi contributi per raggiungere il requisito minimo previsto dalla norma, appunto i 38 anni di contributi. Inoltre, quota 100 ha introdotto, cosa che mi sono dimenticato di dire all'inizio, non basta avere maturati i requisiti, ovvero una volta maturati i requisiti c'è un periodo di attesa per avere la pensione, tant'è che tutti i soggetti che avevano maturato i requisiti al 31/12/2018 hanno avuto come prima uscita possibile il 1 di aprile 2019, quindi il 1 di aprile 2019 sono state pagate le prime pensioni del mondo privato in quota 100, mentre per i pubblici, quindi hanno una e comunque la norma prevede una finestra trimestrale, no? Quindi fatto il requisito 100 si devono attendere 3 mesi per avere diritto alla pensione. Questo per il mondo privato. Per il mondo pubblico invece questo periodo di latenza, questa finestra, è portata a 6 mesi. Quindi la prima decorrenza utile per un dipendente del comune di Chieti o di Pescara sarà il 1 di agosto, perché tra l'altro hanno i dipendenti pubblici un ulteriore vincolo, che è quello dei sei mesi di preavviso da dare alla propria amministrazione. Benissimo. Qual è stato l'impatto di quota 100? Ma devo dire che quota 100, l'introduzione di quota 100 è stata preceduta da mesi e mesi di annunci e anche a volte di smentite e di preoccupazioni anche riguardo alla convenienza di questa modalità di accesso al pensionamento. In realtà una volta emanato il decreto che ha istituito questa misura previdenziale e aperte le procedure, si è assistito ad una vera e propria corsa al pensionamento.
Dal nostro punto di vista è stato un impatto superiore a quelle che potevano essere le attese iniziali. È stato interessante vedere anche quali sono le motivazioni che hanno spinto le persone ad accedere a questa forma di pensionamento. Per molto tempo si è parlato su molti organi di stampa di una disincentivazione o di una penalizzazione che non era nella norma, ma che era nei fatti stessi, e dipendeva dal fatto che andando prima in pensione e versando meno anni di contributi è presumibile che, non dico la maggior parte dei casi, ma comunque in un significativo numero dei casi, l'importo di pensione venga a essere meno conveniente. Bene, noi abbiamo fatto una indagine su un campione casuale dei soggetti che si sono rivolti ai nostri uffici per richiedere quota 100 e abbiamo chiesto loro quali sono le motivazioni che li hanno spinti ad accedere al pensionamento con questa forma, e devo dire che è emerso un dato interessante, devo dire in controtendenza con le aspettative. Ad esempio, noi ci eravamo fatti l'idea che questo accesso a pensione derivasse anche da o una precarietà delle situazioni lavorative, oppure da una incertezza per un pensionamento futuro. In realtà queste sono tra le ultime motivazioni che le persone che danno interpellate hanno esposto come motivazioni per andare in quota 100. In realtà molti hanno espresso una motivazione più positiva, cioè quella di liberarsi prima dall'attività lavorativa per poter godere a pieno il loro tempo. L'ultima, se guardiamo l'impatto di questa norma, si è molto parlato che è una norma che da una parte deve far uscire dal mondo del lavoro delle persone che hanno già versato un numero di contributi considerevole, dall'altra deve favorire l'occupazione, quindi il ricambio generazionale, l'assunzione di nuovi lavoratori. Rispetto anche su questo noi abbiamo fatto una indagine con risultati interessanti. Benissimo, ora abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo tra poco. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando di quota 100 e reddito di pensione, lo dico a favore di chi si fosse messo tardi alla visione e all'ascolto di questo programma. Vorrei chiedere a Antonella Di Camillo cosa vuole sapere la gente che si presenta in ufficio. Dico qua, buongiorno, vorrei sapere cosa. Allora, intanto, quando vado in pensione, con quanto vado in pensione? Questa è la prima domanda. Mi sembra giusto. Poi la seconda domanda che ci viene posta, per chi ha la fortuna di poter restare, quindi poter scegliere se restare o meno al lavoro, è quanto prendo oggi, quanto verrei a prendere se aspettassi la pensione di vecchiaia anticipata o la vecchiaia, quindi anche una quantificazione di quanto si va a perdere con la quota 100. Poi per gli autonomi invece ci pongono delle domande alle quali ancora oggi non possiamo rispondere completamente, perché c'è il dubbio come diceva Paolo, del come cumulare, di come utilizzare gli introiti che comunque devono essere ancora incassati, perché devono comunque non produrre più reddito da lavoro autonomo. Quindi vogliono sapere come devono fare, quindi li teniamo un po' in stand-by. E poi anche chi volesse scegliere di andare, di attendere, quindi aspettare le altre finestre, ovviamente dobbiamo chiedergli uno sforzo, perché ci devono dire quale sarà il reddito, devono quantificare, quindi saper prevedere quale sarà il reddito per poi calcolargli la pensione. Benissimo, grazie. Io vorrei sentire da Giustinelli se esistono punti deboli in questa norma. Ma diciamo che in questa norma, come dicevano anche i colleghi adesso, un punto, non dico... O se ci sono anche categorie svantaggiate. Sì, esatto. Diciamo che ad oggi noi abbiamo una grandissima incertezza per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Noi purtroppo
ci troviamo ad aver ormai passato la data della prima finestra utile, con molti lavoratori autonomi, sono diverse migliaia i lavoratori autonomi che hanno fatto domanda di quota 100 e nonostante questo ad oggi non hanno ancora ricevuto i chiarimenti necessari per poter capire quali sono le situazioni che consentono loro di poter usufruire la pensione continuando un'attività lavorativa senza produrre reddito e invece quali sono le fattispecie per le quali c'è una incumulabilità e quindi c'è una possibile sospensione della pensione. Questa è sicuramente una criticità dovuta anche appunto a una norma che non prevede una incompatibilità assoluta, ma prevede una incumulabilità che sicuramente da un punto di vista interpretativo e applicativo comporta dei problemi notevoli, ma certo i lavoratori autonomi sono una categoria che ad oggi non ha le stesse garanzie e tutele rispetto a questa forma di pensionamento come possono avere invece i lavoratori dipendenti. Benissimo. Sì, perché forse non abbiamo detto una cosa, cosa comporta la produzione di reddito nel momento in cui un soggetto è titolare di quota 100. Comporta anche la produzione di un euro dalla data di decorrenza in avanti, produce la sospensione della pensione per tutto l'anno. Cioè, facendo un esempio, se a un commerciante verrà imputato un euro di reddito per il periodo aprile 2019-dicembre 2019, dovrà restituire in buona sostanza tutta la pensione erogata nel corso del 2019, per poi essere riattivata l'anno successivo. Anche su questo in realtà i chiarimenti non sono ancora arrivati, cioè non abbiamo ancora nozione di come avverrà l'eventuale notifica di sospensione e quella di riattivazione. Quindi, come vede, i problemi aperti in realtà sulla norma sono ancora molti. E poi, se posso permettermi, un'altra una debolezza, se vogliamo, di questa norma è la sua temporalità, nel senso che non è dato sapere alla fine di questo triennio di sperimentazione che cosa succederà. Quindi in qualche maniera si privilegiano. Ma è la sola possibilità per andare in pensione? Non è la sola possibilità, infatti anche questo forse è frutto della comunicazione che è stata fatta. E in realtà quota 100 si giustappone a tutte le altre modalità di pensionamento, cioè è una possibilità in più, non è l'unica possibilità. Cioè rimangono tuttora vigenti le norme in vigore appunto al 31-12 del 2018, tant'è che nelle valutazioni che si fanno ai soggetti che richiedono la nostra consulenza è proprio questa. Cioè, se vale la pena andare in quota 100 subito oppure attendere un più o meno lungo periodo per accedere a una pensione ordinaria anticipata. Cioè, a un soggetto che ha 40 anni di contributi o 41 anni di contributi, forse vale la pena attendere un annetto e prendere la pensione ordinaria, perché in questa maniera non ha, ad esempio, il vincolo dell'incumulabilità con l'attività lavorativa, quindi potrebbe andare in pensione e continuare a lavorare. Se posso, in realtà il fatto che ci si chieda come è legittimo se quota 100 è l'unica possibilità di pensionamento riflette un po' un rischio che noi corriamo, cioè quota 100 ha assorbito completamente l'attenzione non solo degli organi di stampa, dell'opinione pubblica, ma ahimè anche dell'istituto. E quindi il rischio che noi vediamo è quello che passino in secondo piano rispetto a questo tutti coloro, e lo dico da operatore del settore che comunque oltre alle persone che richiedono quota 100 assiste anche e deve tutelare tutti coloro che richiedono altre prestazioni previdenziali. Ecco, quello che ci auguriamo, è un augurio che faccio, è che tutta questa attenzione su quota 100 non vada a ripercuotersi negativamente su chi invece attende prestazioni di altro tipo e che non sono così sotto la lente di Ma è vero che sono diminuite le pensioni ad aprile? Diminuite le pensioni ad aprile, diciamo che quota 100 ha, come dicevo, assorbito l'attenzione da parte dell'istituto e quindi si è concentrata anche l'opera di liquidazione su questo, quindi le altre prestazioni sono diminuite, ma ovviamente è una questione
temporanea e non deve essere una questione fisiologica. Ho capito. Vediamo di toccare un argomento, diciamo, tra l'altro molto dibattuto negli ultimi mesi, che è quello delle cosiddette pensioni d'oro. Riguarda anche quota 100? Allora, teoricamente riguarda anche quota 100, nel senso che riguarda tutti quei trattamenti pensionistici che hanno un importo superiore ai 100.000 euro. Quindi se noi avessimo o chi avrà una pensione liquidata in quota 100 di un importo superiore a 100.000 euro, a ricorrere delle condizioni che prevedono appunto questa trattenuta, rientrerà comunque anche quello in questa normativa. Voleva aggiungere qualcosa? No, assolutamente, cioè, quello che stava dicendo il direttore è corretto. Sì, è un taglio lineare che si applica a tutti coloro che hanno la pensione liquidata in base al sistema o retributivo misto. In realtà il taglio delle pensioni, cosiddette pensioni d'oro, non si applica a coloro che hanno contribuito con i propri effettivi contributi alla liquidazione della pensione, quindi tutti coloro che accedono al pensionamento col sistema contributivo, quindi basato appunto sui montanti accumulati nel corso della vita lavorativa. Ma parliamoci chiaro, che impatto ha questa norma sul sistema pensionistico italiano? Il taglio delle pensioni d'oro, la quota 100. Beh, se è come vero, abbiamo detto, i numeri sono ad oggi molto elevati, sono 112.000 richieste di pensione, se ne attendono almeno altrettante. Quindi se nel corso del triennio dovessero essere pensionati fino a 600.000-700.000 persone, chiaramente il rapporto tra attivi, cioè coloro che contribuiscono al sistema, e le uscite per pagare quota 100 sicuramente creeranno sicuramente una difficoltà di tenuta del sistema previdenziale, sicuramente. Benissimo. Quota 100 ha abrogato la Fornero? No, assolutamente no. Ma cerchiamo di essere chiari su questo punto, perché c'è molta confusione. No, questo, diciamo che se vogliamo, è stato, come dire, lo slogan: quota 100 supera la Fornero. In realtà quota 100 si mette sopra a tutte le altre forme di pensionamento previste dalla legge Fornero e anche a tutte le altre previste da norme successive o precedenti, ma non la abroga assolutamente. È un'opportunità in più che viene data ai lavoratori di accedere al pensionamento con condizioni più favorevoli di quelle che la legge Fornero prevedeva, ma non la abroga nella maniera più assoluta. Chiaramente non la abroga tanto più quanto, come ci siamo detti fino adesso, si tratta di una norma sperimentale che nasce nel 2019 e finisce nel 2021. Certo, probabilmente nel disegno del legislatore questo è il primo tassello temporaneo di un ridisegno complessivo del sistema che possa superare la legge Fornero, ma attualmente, sulla base della sola quota 100, la legge Fornero non può minimamente dirsi superata. Allora, quindi rimane in piedi. Non ci sono dubbi. Benissimo. Ma vi voglio chiedere a Antonella Di Carillo. Vengono questi signori a chiedere, per esempio, c'è qualcuno che ha fatto domanda a settembre, a ottobre, e ha già i primi di aprile avuto l'importo. C'è gente che ha fatto la domanda due mesi prima, un mese prima, e non sa nulla della pensione. È un fatto procedurale, nel senso che potrebbe esserci qualcosa che non funziona, che la ricostruzione è stata fatta male. Insomma, perché accade tutto ciò? Lo vogliamo chiedere a loro prima e poi sentiamo, diciamo, le sue reazioni. Sì, come no. Ma diciamo che in previdenza nessun caso è uguale all'altro. Quindi noi siamo abituati a avere, come dire, persone che ci dicono: ma perché a me è successo questo e all'altro è successo quest'altra cosa? La previdenza italiana è talmente complessa per cui
magari un contributo è andato fuori posto, essere nati un mese prima o un mese dopo generano degli effetti che sono completamente diversi. Poi ci sono posizioni e posizioni, ci possono essere posizioni contributive assolutamente lineari per le quali è semplicissimo accertare il diritto e l'importo, e posizioni che sono interessate da riscatti, ricongiunzioni, omissioni contributive, totalizzazioni internazionali o d'altro, che sono più complesse. Non posso però non notare che, come dicevo prima, diciamo, c'è un'attenzione mediatica tale su quota 100 per cui si rischia che chi ha fatto domanda in quota 100 a gennaio oggi l'ha avuta già liquidata dal 1 aprile, chi magari ha fatto altre domande magari nello stesso momento e con una posizione simile a quella del quota centista è andato magari in coda per motivi come dire, ovvi di attenzione posta più su una misura che sull'altra, è andato in coda e quindi sta aspettando ancora la liquidazione. L'augurio, ripeto, lo ribadisco come ho fatto prima, è che l'Istituto presto allinei anche queste situazioni e liquidi anche queste pensioni. Benissimo. Non avete da aggiungere altro? No. Mi pare che sia abbastanza chiaro. Ha detto pienamente chiaro quello che succede. Io direi che non so se abbiamo esaurito tutte le curiosità e la conoscenza sul quota 100, ma credo che per la maggior parte la gente che è a casa ha capito forse qualcosa in più su questa quota 100. Quindi passiamo al secondo argomento di quest'oggi, che è il reddito e pensione di cittadinanza. Siccome c'è stato Giuseppe Russo dell'area fiscale a riposo per tutta la trasmissione, adesso lo occupiamo evidentemente per rispondere a delle domande alle quali risponderanno anche i suoi colleghi, perché certo, il reddito di cittadinanza, mentre quota 100 è più di nicchia e quindi viene seguito direttamente, il reddito di cittadinanza diciamo, è un più fantasioso, ne possiamo parlare tutti. Allora, sono innanzitutto ben lieto di rispondere e vi ringrazio per l'invito. E presento brevemente il CAF, noi facciamo un'assistenza fiscale alle persone fisiche in materia di redditi, quindi per chi presenta il dichiarativo 730, per chi presenta il modello unico e per chi ci richiede invece la certificazione ISEE. Che cosa c'entrano i CAF con il reddito cittadinanza? Perché sappiamo, ormai è noto, che il reddito cittadinanza lo si può chiedere attraverso le poste, attraverso il CAF, oppure se si va sul sito di www.redditocittadinanza.gov.it. E come CAF quindi siamo impegnati in questo percorso. Ad oggi si sono presentati a tutti i CAF presenti sul territorio nazionale oltre 600.000 persone. E noi come CAF 50 e più, nonostante questo è un momento particolare, perché comunque ci si avvia alla prossima campagna fiscale, quindi alla presentazione del dichiarativo 730, abbiamo fatto uno sforzo enorme per accogliere questa gente presso i nostri uffici e quindi poter fornire assistenza in merito di reddito di cittadinanza. Ma chi ha il diritto? Chi ha il diritto di... Innanzitutto dobbiamo capire che cos'è il reddito cittadinanza. Il reddito cittadinanza è una misura di assistenza alla persona, perché si è nato come una misura di assistenza alla povertà, perché in Italia è risaputo esistono più di 5 milioni di poveri, però allo stesso tempo è anche una politica attiva del lavoro, e cioè avendo diritto al reddito cittadinanza poi si firma un patto per il lavoro ed un patto per l'inclusione sociale se il comune di appartenenza lo ha attivato. Quindi il primo passaggio della norma presenta alcune criticità, perché va a cogliere due aspetti, quello dell'assistenza, dell'assistenzialismo e quello invece del reinserimento nel mondo del lavoro. E hanno diritto appunto le persone meno abbiette. Quelle più che reddito di cittadinanza si chiamerebbe, diciamo, carta per gli acquisti.
Oddio, no, molta somiglianza c'è a quella che una volta era la carta acquisti istituita dal vecchio governo Berlusconi, in cui c'era una somma sulla carta e veniva spesa per gli acquisti. Qui, diciamo, il discorso, almeno l'intento del legislatore... E manco di cittadinanza, perché non basta essere cittadino italiano. No, assolutamente no, bisogna avere determinati requisiti, la norma è abbastanza... Spieghiamolo allora. Esatto, la norma... Non è che uno è cittadino, dice io, mi tocca e basta. No, vediamo perché. No, la norma è abbastanza intrinseca di paletti anche per permettere che ci sia poi un riscontro diverso rispetto a quella che è nata. E sì, perché non occorre essere soltanto cittadini italiani da vivere nello Stato italiano da più di 10 anni, ma occorre avere determinati requisiti patrimoniali e reddituali, e cioè bisogna avere un indicatore della situazione economica equivalente ISE inferiore a 9.260 euro, bisogna avere un patrimonio immobiliare al di fuori della casa di residenza inferiore a 30.000 euro e bisogna avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro. Questi sono, diciamo, i paletti cardini della norma. Poi bisognerebbe essere poveri e disponibili a lavorare. Quello no. Questo è il principio. Cioè, perché se uno non è povero e non c'ha voglia di lavorare, è vero che molti cittadini cercano lavoro e sono scoraggiati, alcuni non lo cercano manco più il lavoro, quindi circa 6-7 milioni di persone non producono reddito. Ma poi c'è un fatto importante. Una criticità della norma è proprio questa, perché firmando il patto del lavoro bisogna poi accettare un'offerta congrua di lavoro, e questa offerta congrua di lavoro è stabilita in un salario pari ad 858 euro, quindi questo potrebbe poi indurre invece al nero e non accettare questo salario di 858 euro. Per Ma esempio. Se io ho una famiglia e mi fanno la proposta di andare a lavorare a Torino, va bene? Io ho due figli e la moglie. Con 850 euro io a Torino come vivo? Le pongo la domanda. E... Che fa? Sì, questo purtroppo è un primo strumento, diciamo, di assistenzialismo e di lotta alla povertà. Da qualche parte bisognava pure iniziare, ecco, forse la cosa che... Però se tu ti rifiuti, perché la prima proposta la prima proposta a 100 chilometri, la seconda a 250 chilometri, la terza a tutto il territorio dello Stato nazionale. Bolzano, e dove vive? A Caltanissetta. Certo. Sì, diciamo che questo è, se possiamo darne una valutazione non tecnica, ma una valutazione di tipo generale, è sicuramente una misura che va nella direzione sperata di riduzione della povertà. Aspetta che la faccio finire di parlare, pubblicità, così sennò poi la devo interrompere. Bene, allora ritorniamo, stava terminando il suo pensiero Giustinelli, prego. Sì, dicevo che il reddito di cittadinanza è sicuramente una misura che va nella direzione sperata di riduzione della povertà e poi si è molto parlato della capacità o meno del reddito di cittadinanza appunto di incentivare l'occupazione. Sicuramente, come lei diceva, la questione dell'accettazione delle offerte di lavoro è un elemento di criticità. Sicuramente dovremo vedere in fase di prima applicazione, perché rispetto a quota 100, che ormai un primo punto fermo l'ha trovato con la decorrenza del 1° aprile, sul reddito di cittadinanza è vero, le domande sono state presentate, ma sicuramente il percorso è appena avviato e dovremo cercare di capire quali possono essere le incongruenze che ci sono, e immagino che il legislatore vorrà porre rimedio. Certo. Ma dove si presenta la domanda? Allora, sì, la domanda può essere presentata, come accennava prima il collega, tramite CAF, tramite il sito predisposto dal Ministero, ma anche tramite gli istituti di patronato, che in fase di conversione del decreto sono stati introdotti come soggetti qualificati appunto alla
presentazione della domanda, anche perché in realtà prima sono stati elencati i paletti e i parametri per rientrare nella ipotetica e incerta platea dei beneficiari, però in realtà non basta avere quei requisiti, ci sono ulteriori requisiti che vanno poi verificati direttamente poi dall'INPS. In realtà il patronato già in questo senso può preliminarmente stabilire se il soggetto, ancorché abbia l'ISE ad esempio inferiore a 9.360 euro, se effettivamente abbia diritto o meno. E anche perché tra i paletti, che forse è una cosa banale che non abbiamo detto, tra i requisiti ci sono anche quello di non avere acquistato, per esempio, un'automobile nei 6 mesi precedenti la domanda. Cosa avviene quando viene erogato una certa somma? Come è possibile spenderla? Come si deve innanzitutto spendere? Dobbiamo dire che il reddito di cittadinanza si compone di due somme. Una somma di integrazione del reddito familiare pari a 6.000 euro, che può salire a 9.360 a seconda del moltiplicatore, che poi è la scala di equivalenza ai fini ISE, e una componente invece che va a sopperire al canone di locazione, e che può essere pari a 3.360 oppure 1.800 nel caso in cui sia pensione di cittadinanza. Questa somma, se facciamo un esempio, una famiglia con 4 persone, quindi 2 adulti e 2 figli, di cui uno maggiorenne ed un altro minorenne, può arrivare a 1.280, di cui 280 per l'affitto. E come viene accreditata questa somma? Abbiamo detto prima, viene accreditata su una carta postale, quella che comunemente chiamiamo PostePay, e può essere spesa innanzitutto per beni di prima necessità, quindi per la spesa giornaliera alimentare di tutti i giorni, e poi può essere effettuato un prelievo al mese di 100 euro, moltiplicato anche quello per il coefficiente della scala di equivalenza. Ad esempio, se il coefficiente è 2,1, il prelievo sarà 210 euro. E può essere fatto un solo bonifico al mese, e il bonifico può essere fatto per l'affitto di casa. Di sicuro quello che non può essere fatto con la card del reddito cittadinanza è il gioco nei cosiddetti videogiochi. Uno dei temi più dibattuti e quindi più critici è stata la perplessità di come tracciare queste spese, e l'INPS però ha assicurato nell'ultimo incontro che abbiamo avuto che comunque in nessun modo, anche perché il garante della privacy ci aveva messo comunque dei paletti dicendo che non si poteva poi andare nello specifico per visionare la movimentazione delle carte, e quindi l'INPS a nessun modo ha detto che farà riferimento a questo tipo di informazione. Che cos'è la NASPI? La NASPI, diciamo, è il vecchio sussidio della disoccupazione, e è stato chiarito, il decreto chiarisce che anche se si percepisce la NASPI si ha diritto al reddito di cittadinanza. Ovviamente quello che si percepisce dalla NASPI viene poi decurtato dal reddito di cittadinanza. Ho capito. E volevo chiedere, è sufficiente un ISE inferiore al limite di 9.360? No, abbiamo detto non è sufficiente perché i parametri sono altri, bisogna avere un patrimonio immobiliare inferiore a 30.000 euro. Ma comunque bisogna fare capo sempre al nucleo familiare. Esatto, si fa riferimento sempre al nucleo familiare, si considerano nel nucleo familiare anche i figli maggiorenni, ma di età inferiore a 26 anni e che siano a carico fiscalmente. Quindi questo è uno dei punti critici, perché un figlio ad esempio maggiorenne che ha più di 26 anni ma non è più residente col nucleo familiare perché abita altrove, si ha un reddito minimo per non essere considerato a carico fiscalmente, quindi che abbia perlomeno un reddito superiore a 2.846 euro, può aver diritto al reddito di cittadinanza. Allora, a questo punto, per chiudere, siccome questo è un paese di furbetti, no? Allora, essendoci tanti furbetti, quali sono le sanzioni che possono essere comminate a chi
falsifica. Sì, la sanzione in realtà va da 2 a 6 anni nel caso in cui nella richiesta del reddito di cittadinanza si abbia prodotto documentazione falsa oppure comunque si abbia dichiarato il falso, mentre la sanzione va da 1 a 3 anni nel caso in cui nella integrazione dei documenti oppure in un momento successivo alla domanda non si abbia comunicato ad esempio la decadenza dei requisiti. Questi mi pare essere i paletti per il... Ma lei pensa che ci saranno tanti furbetti? Ma l'Italia è un paese strano e come ha detto lei è un paese anche di furbetti purtroppo. Diciamo che una delle maggiori critiche che è stata diciamo, fatta a questo strumento di lotta alla povertà è stato proprio quello di doverlo, tra virgolette, mi lasci passare il termine, incatenare quanto più possibile, cioè è stato istituito un nucleo apposta dei carabinieri che affiancherà l'INPS di 65 persone, un'unità aggiuntiva della Guardia di Finanza di 100 persone che controllerà sulla erogazione del reddito e sulla fruizione da parte dei cittadini, i cosiddetti navigator che in un primo momento erano nel decreto legge del 4/2019 erano previsti in 6.000, poi sono passati a 3.000 nella legge di conversione del numero 26 dello scorso 28 marzo. Quindi gli strumenti ci sono per combattere le irregolarità, poi vediamo, in Italia si fa la norma e poi si pensa come eluderla, questo è una cosa che insita nell'italiano medio, mi lasci passare questa affermazione personale. Proprio in chiusura un giudizio di tutti gli ospiti, cominciamo da Luca, sul reddito. Sul reddito, vabbè. E pensione. Sì, reddito e pensione. Allora, sicuramente entrambe hanno dei rilievi positivi, così come sono stati messi in evidenza nel corso della discussione e altre aree di criticità. Sicuramente da qualche parte bisognava iniziare. La lotta alla povertà è una lotta legittima e sacrosanta. Far alzare la gente dai sofà. Sì, anche. E trovare lavoro alle persone sicuramente è positivo e appunto bisognerà capire se tutti gli strumenti messi in campo saranno in questa forma utili allo scopo. Per quanto riguarda la pensione, sicuramente la legge Fornero ha irrigidito il sistema previdenziale perché ha elevato molto i requisiti, ha abrogato quella flessibilità che c'era con l'introduzione del contributivo con la legge Dini, però quota 100 in realtà, abbiamo detto, non va a intaccare la struttura della legge Fornero, quindi in questo senso fallisce. Ma diciamo che dal mio punto di vista entrambe le misure, il reddito di cittadinanza e quota 100, rispondono a delle esigenze sentite da gran parte della popolazione. L'uscita dal mondo del lavoro nel primo caso, una misura di contrasto alla povertà nell'altro caso. Entrambe hanno dentro di sé una grande scommessa, che è quella di essere anche un incentivo all'occupazione. La validità o meno si dovrà giudicare, a mio parere, anche da questo, perché altrimenti resterebbero solo delle misure a sostegno di una quota più o meno ampia di cittadini, ma non avrebbero l'effetto per cui credo che siano nate, almeno nei dichiarati questo è, che è quello di creare sviluppo. Da questo punto di vista, prima accennavo e chiudo velocemente all'indagine che abbiamo fatto su un campione casuale. Una delle grandi scommesse di quota 100 è che per ogni persona che esce ci deve essere un ricambio generazionale e entra un nuovo lavoratore. Se dobbiamo dare fede alle risposte che ci ha dato questo campione di nostri assistiti, in realtà questo si verificherà solo in circa il 38-39% dei casi. In tutto il resto avremo probabilmente un decremento dell'occupazione. Antonella, vuoi dire qualcosa? La quota 100 è sicuramente una boccata d'ossigeno per quei lavoratori che avevano un'attività lavorativa sofferente. Il reddito di cittadinanza spero che venga utilizzato bene, che si facciano dei controlli molto severi
e che si possa rilanciare il mondo di lavoro evitando ai nostri ragazzi di andare fuori, sicuramente. Non facciamo più fuggire ragazzi. Chiusura? A mio modesto parere il punto di rottura del reddito di cittadinanza è quanto sia assistenzialismo e quanto sia invece lotta alla povertà, nel senso che se non funzionano le politiche attive del lavoro, secondo me questo discorso poi cade e diventa soltanto assistenzialismo. Io sarei per... Quindi il mio augurio è che comunque funzionino questi patti per il lavoro e questo patto per l'inclusione sociale in modo che ci sia un livello di crescita occupazionale nel paese. Io sono per una facilitazione dell'accesso al credito, ma ci porterebbe molto lontano questo discorso, ci allontanerebbe proprio dall'argomento che stiamo trattando questa sera. Io intanto ringrazio il direttore provinciale, cominciamo dalla signora Antonella Di Camillo, poi Paolo D'Aprilà, che è il funzionario della direzione generale, Luca Giustinelli, direttore di area patronato, e Giuseppe Russo, area fiscale, CAF, è vero? Sì, esatto, CAF 50 e 50. Benissimo, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito, felice sera a tutti, arrivederci.